tanti attacchi contro la nostra manovra, la manovra del popolo. Ebbene, sia a livello nazionale, mass media, sia a livello europeo, no, forse non ci vogliono stare e soprattutto continuano a tacciarci di populismo, ma forse non sanno neanche l'etimologia di questa parola. Perché se loro pensano che essere populista significa chiaramente essere millantatori, cioè promettere e non mantenere, noi non siamo populisti. Se invece populista, come io credo nel termine giusto, possa essere mettere le proprie energie a disposizione del popolo e fare una manovra così come stiamo facendo, che è prettamente una manovra a disposizione della gente e dei cittadini italiani, allora ben venga la parola populista. Bene, forse si fa finta di non sapere, ma proprio nel 2017, nell'ambito del rapporto dell'AESVIS, riferito al rapporto 2018, riferendosi al 2017, noi abbiamo 1.200.000 bambini in assoluta povertà. E quindi parliamo di circa 5.058.000 persone, 5.058.000 persone in stato di povertà. Se noi stiamo facendo questa manovra è per chiaramente occuparci di chi soffre. Quindi realmente non è che vogliamo fare il Robin Hood, ma sicuramente vogliamo dare centralità a chi soffre. E allora è inutile che continuino a dire e a buttare veleno e fango sul reddito di cittadinanza, facendola percepire come una realtà assistenziale, ma non è così. Perché il reddito di cittadinanza è soltanto uno strumento vitale, dinamico, che metterà in condizione la persona che ha perso il lavoro di essere sicuramente messa nelle migliori condizioni di ritornare al lavoro, attraverso sicuro una informazione maggiore, una ulteriore formazione per un avviamento al lavoro. Così come è impossibile che una persona possa vivere sotto la soglia della povertà. E allora se oggi in Italia ci troviamo di fronte a 5.058.000 persone che vivono in povertà e tra l'altro pensando soltanto di questi 5 milioni, 1.200.000 sono bambine in povertà assoluta, come non possiamo noi non pensare a questa realtà? Ecco perché noi diciamo la manovra del popolo, la manovra popolare, perché finalmente ci stiamo occupando di quelle che dobbiamo occuparci, al contrario di chi fino adesso si è occupato soltanto ed esclusivamente dei fatti propri, cercando di mantenere il potere attraverso aerei, attraverso tantissime altre realtà. E come dicevo anche in altra occasione, togliendo i soldi dalla tasca degli italiani, facendo percepire che dovevamo stringere la cinghia, ma chi la doveva stringere la cinghia? Gli italiani che non avevano neanche più la possibilità di farci i buchi, perché ormai la cinghia era così stretta che non avevano più la possibilità di poter fare nessun buco più. Altro che darsi pizzichi sulla pancia, perché ormai non avevano più il lato della pancia che non era piena di lividi. E allora cerchiamo di credere in questa manovra popolare. Soprattutto mi rivolgo a tutti coloro i quali credono che realmente stiamo facendo qualcosa di concreto. Ecco perché noi vogliamo a tutti i costi cercare attraverso questa manovra di dare realmente una riforma che possa dare più poteri al popolo, rendere soprattutto più produttive le istituzioni e valorizzare la partecipazione e d'altra parte togliere gli sprechi. Dobbiamo togliere, eliminare gli sprechi. Di sprechi ne hanno fatti troppo per ingrassarsi le proprie tasche e per cercare di far finta di pensare al popolo, ma il popolo è stato lasciato addormentato dai loro neurolettici politici criminali. Lontane dalla politomania, lontane da questi politici corrotti, dobbiamo entrare nella nuova sfera. E quindi è un invito a tutti coloro che potranno o ascoltare questo messaggio o leggerlo, a lasciarsi andare alla fiducia, perché realmente vogliamo mettere in piedi la vera politica. Come ho detto anche in qualche altra occasione, le vogliamo mettere in piedi la politica con la P maiuscola, quella che realmente possa essere a vantaggio della nazione attraverso la disponibilità, il servizio e soprattutto la capacità di guardare in avanti e guardare verso le persone che soffrono e dargli una mano
perché sono cittadini italiani.